Amici del Museo dello Sport, buongiorno. Oggi siamo insieme a un grande campione, uno spezzino, e dato che è veramente un nostro caro socio degli amatori del mare, un figlio nato nel nostro ambiente, abbiamo colto l'occasione oggi perché giunge dall'Olanda dopo aver concluso una partita di pallavolo con la nazionale, di cui è stato un ottimo risultato. Ma per sapere di più meglio chiedere a lui, perché effettivamente la sua fase, il suo lavoro è giocare, perciò ci sa spiegare meglio quello che è accaduto e come è andata la partita, e se possiamo gioire, anche se possiamo vedere quello che in realtà è accaduto in Olanda in questo confronto. Sì, diciamo che erano due amichevoli che ci servivano per prepararci all'Europeo. Abbiamo ottenuto due vittorie esprimendo un buon gioco, e adesso insomma abbiamo questo giorno di riposo e da martedì si parte per la Polonia. Un altro viaggio importante, la Polonia è un altro punto di riferimento, anche lì un'altra partita, sarà un altro un bel risultato. Ricordiamo che sei qui a trovare tua mamma, diciamo così, che non è che sei venuto per noi, però sfruttiamo questa occasione e onestamente amiamo le tue imprese, perché ci hai già dato tante soddisfazioni e è giusto anche metterle in risalto, un po' come Spezzini e un po' come Amatori del Mare, figlio di questo piccolo borgo, di questa piccola società, però importante perché sempre attiva sullo sport. Secondo te come andrà, più o meno previsioni? Ma siamo una squadra che può fare bene, siamo motivati, siamo carichi e vogliamo andare in Polonia e dire la nostra. Sappiamo che ci sono altre squadre forti, ma insomma siamo allenati per disputare un europeo di un certo livello e il nostro obiettivo è quello di andare lassù e ottenere il massimo risultato possibile. Invece, parlando di quella fatta in Olanda, c'è stata qualche fase importante, piacevole, da ricordare, un aneddoto, e come siete arrivati in fondo? No, diciamo che è stato bello, secondo me, la seconda partita, che il secondo set eravamo sotto di parecchi punti e siamo riusciti a recuperare. Questo vuol dire che il gruppo è unito, anche i ragazzi che sono entrati tutti dalla panchina hanno dimostrato di poter dare un contributo importante. Grandi lodi a chi li possiamo dare, all'allenatore, al gruppo, a te per esempio, il tuo ruolo? No, tutto il gruppo, compreso lo staff, stiamo facendo un lavoro molto importante, da quasi due mesi che ci alleniamo insieme. I risultati si stanno vedendo. Adesso insomma martedì partiamo per questa nuova avventura e speriamo di tornare a casa con una medaglia. Dato che mi hai dato prima un in bocca a un'informazione, possiamo vedere la tua partita? Ma gli europei iniziano venerdì in diretta alle ore 20:30 su Rai 1, quindi insomma tutti collegati a tifare. Ti faremo sicuramente, specialmente da Spezzini, ti faremo anche da italiani, insomma. Come ti trovi nella squadra? Com'è stato l'inserimento? Già sei stato in Australia, hai già girato, insomma, le tue posizioni sono abbastanza importanti. Sì, ormai ci conosciamo tutti all'interno di questo gruppo, con alcuni siamo amici da parecchi anni e penso che si sia creato con questo mese e mezzo di allenamenti un bellissimo gruppo che porterà delle soddisfazioni. Soddisfazioni che vorresti arrivare dove? Ma l'obiettivo è ovviamente, siamo l'Italia e l'obiettivo è quello di vincere sempre. Adesso, come ti ho detto, partiamo martedì e cercheremo di dare il massimo. Incrociamo le dita e così concludiamo, ma diamo così il buon avvio a quello prossimo, al prossimo appuntamento, e tanto ci godiamo un caffè insieme, visto e considerato che siamo qua a godersi agli Amatori del Mare la tua presenza, la tua amicizia. In particolar modo ti abbiamo visto crescere, però insomma la tua amicizia ci fa piacere, sapendo anche che difendi i colori italiani, e è un giugiolarsi. Sì, io cercherò di portare sempre in alto il nome di Spezia, il nome degli Amatori del Mare e insomma dell'Italia, quindi via via spero che insomma ci seguiate tutti quanti alla televisione. Grazie Jacopo Botto, auguroni, alla prossima e al ritorno allora dalla prossima dalla Polonia. Grazie mille, a presto, ciao. Ciao, grazie. La sua ragazza è già monta.
Io non l'ho mai visto, cioè, l'ho visto una volta e basta. Come pubblicità. Sì, l'ho visto io. L'hai visto? Sto a vederla io. Griti, si vede che griti anche. L'ho visto anche che la vedi anche stamattina lui. Ma quando c'è lo spot? Sì, quando fanno le cose dello spot. C'è lui che grida.